quali sono i problemi nell'aprire un'impresa, cioè quali difficoltà tecniche, economiche, legali, burocratiche, fiscali troveremo nella nostra voglia di trasformare la nostra passione in un'attività, in un marchio, in un qualcosa che poi inizia a costruire valore e a produrre utilità. Dobbiamo capire quali settori in questo momento possono funzionare meglio o peggio all'interno della struttura distributiva. Quali sono i principali problemi? Allora, questi attengono a qualunque impresa voi vogliate creare. Cioè, se domani volete aprire un'impresa di consulenze per stappare bottiglie di birra, oppure volete aprirvi un negozio di parrucchieri, oppure volete fare una distribuzione organizzata di lampadine alogene ad alto consumo, super al passo coi tempi, dovrete affrontare sostanzialmente. Dovete avere sul tavolino una strategia di marketing, cioè voi aprirete un brand che non conosce nessuno, di cui nessuno ha fiducia, nessuno ha conoscenza, e dovete avere un'idea di quale pubblico vi andrete a costruire. Dovete avere una strategia di vendita, cioè dovrete avere un prodotto, un servizio da vendere, perché le aziende si basano su acquisto di servizi e ore lavoro umane per trasformarle generando valore aggiunto in un prodotto, un servizio da vendere. Problemi di capitale, cioè da dove arrivano i soldi per poter aprire un'impresa e fondare un'impresa. Problema di risorse umane, cioè sarete da soli, avrete un socio, avrete già subito dei dipendenti, avrete dei collaboratori, dei freelance, cioè chi vi aiuta. Questi sono i principali problemi che incontrerete, quindi problemi di capitale, di risorse umane, di posizionamento di mercato, marketing e vendita. Poi ci sono altre difficoltà che attendono all'ecosistema in cui viviamo. Quali sono queste problematiche? Le problematiche sono fondamentalmente problematiche di natura fiscale, problematiche connesse, diciamo, a difficoltà di natura burocratica, la gestione del cash flow, l'importanza di avere un certo know-how, quindi tutto il costo di acquisizione del know-how, tutta la capacità dell'azienda di mettere in piedi il know-how aziendale, e poi il problema che affronta ogni azienda, cioè quello dell'evoluzione continua del mercato di riferimento. In qualunque mercato entriate, che sia molto veloce o molto lento, ci sarà sempre un'evoluzione tecnica e tecnologica, e l'adeguamento aziendale, rincorrere questi mutamenti di mercato, ha un costo molto elevato, perché richiede un'attività costante, giornaliera. Non è che una mattina ci si alza e ci si accorge che il mercato è cambiato, e allora l'azienda che fino a ieri produceva ghiaccio per i frigo, quelli senza corrente elettrica che usavano negli anni 50, dice: cavolo, ma ci sono i frigoriferi elettrici, dobbiamo inventare i frigoriferi elettrici. No, te ne devi accorgere e avere l'abilità di mutare volta a volta per poter rimanere al passo con il tuo mercato di riferimento. Quindi quali sono queste difficoltà? Difficoltà fiscali, burocratiche, tecnico-economiche, di know-how e di adattamento alle dinamicità di mercato.